tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Cocchini, quest'oggi siamo tornati su Clash Mini e oggi andremo a parlare dei nuovi mini ed eroi che arriveranno nella stagione 7 di Clash Mini. Quindi mi raccomando ragazzoli, prima di iniziare, un bel like, iscrizione e campanellina, che siamo appena arrivati a 100.000 iscritti esattamente ieri. Vi ringrazio per la live che è stata davvero davvero pazzesca. Se ieri non eravate presenti, andatevela subito a recuperare qua sopra e iniziamo a controllare questo nuovo eroe. Come sapete ragazzuoli, ieri c'è stato lo Small Talk episodio 8 e pure il nuovo Clash Mini 3.0, e nello stesso giorno è stato rilasciato un video molto interessante pure riguardo Clash of Clans. Vi starete chiedendo che cosa c'entra in questo momento Clash of Clans con Clash Mini. Beh ragazzuoli, c'entra tutto ma tutto quanto. Infatti, andando a vedere esattamente questo video, abbiamo il community manager Darian che parla del nuovo mini gran sorvegliante, questo nuovo personaggio che arriva su Clash of Clans. Infatti abbiamo una versione pure di mini Darian, un piccolo memino molto interessante che fa subito pensare a Clash Mini. Ma noi basta andare nella fine ragazzuoli, proprio a fine video, skippando tutto ma tutto quanto, un aggiornamento comunque tra parentesi pazzesco quello di Clash of Clans, molto bello pure il nuovo personaggio. E se andiamo ad ascoltare quest'ultima parte dove va a salutare, una piccola reference alla fine. Until next time, flash on. Oh, before I forget, can you give this to the Clash Mini community manager? I think he might need it. Ebbene sì ragazzuoli, tralasciando che parliamo di un gioco in beta, Clash Mini all'interno di uno dei video più importanti di Clash of Clans, un gioco globale che ha fatto la storia del mobile gaming. Quindi io già direi con questa cosa, Clash Mini ha tutto il potenziale per andare al globale, lo stanno totalmente spingendo tutti i giochi. Ma andiamo a vedere bene cosa Darian va a dare al community manager di Clash Mini. Cos'è? Cos'è ragazzuoli? Che cos'è questa cosa? Il community manager di Clash of Clans dice al community manager di Clash of Clans, però in versione piccola, di dare questo oggettino al community manager di Clash Mini, il carissimo Frame Supercell Vlad, il nostro carissimo amico. E cosa va a significare? Prima che esplodesse tutto, cosa va a significare questa cosa? Vediamo ragazzuoli che chiaramente quella lì è l'asta del gran sorvegliante. Ma parliamo del gran sorvegliante, il gran sorvegliante o del mini sorvegliante? Il gran mini sorvegliante. Ragazzi, troppi giochi di parole oggi. Ci siamo capiti. Eccoci qua nell'account Twitter di Darian e possiamo notare un piccolo tweet, un sacco interessante. Vedete che il community manager dice: è pericoloso andare da soli. Prendi questo, ho inviato il mio mini Darian con questi, fammi sapere quando li ricevi. Mi sembra più che ovvio e più che evidente che il nuovo mini di Clash Mini sarà il gran sorvegliante e probabilmente pure il mini sorvegliante, ma già ne avevamo parlato e io ero più che certo che il gran sorvegliante sarebbe arrivato su Clash Mini, perché ho fatto pure un video a riguardo, lo potete andare a vedere qua sopra, dove c'erano delle piccole trapelazioni pure nel Squad Talk, che non sappiamo ancora come si chiama, quello di Squad Busters, ed è molto interessante ragazzuoli. Quindi ormai abbiamo in pratica la conferma che arriverà il gran sorvegliante o il nuovo gran sorvegliante di Clash of Clans, quello in versione più piccola. Magari uno potrebbe essere un eroe e l'altro il mini. Ovviamente ragazzuoli, dimmi nei commenti voi cosa ne pensate, secondo voi se c'è qualche collegamento, ma a parer mio sì, secondo me sì, e manca davvero poco per scoprirlo in modo definitivo, meno di 20 giorni all'incirca, e dovrebbero iniziare i primi mini minute piccoli leak. Quindi preparatevi con la campanellina, che qua il Kirri, unico in Italia che vi porta sempre i contenuti su Clash Mini in tempo molto molto veloce. Detto ciò ragazzuoli, prepariamoci per il nuovo Clash Mini 3.0 che arriverà prossimamente col nuovo aggiornamento. Ci aspettano davvero davvero tante news, tante notizie interessanti. Ho letto soprattutto molte critiche nei commenti rispetto al nuovo aggiornamento, ma secondo me ci dobbiamo fare un attimo l'occhio e abituarci. Prima di parlare bisogna provare il nuovo aggiornamento, a parere mio, e poi tutte le opinioni saranno valide. Al momento abbiamo solamente guardato e io pure inizialmente non ero convinto di questo nuovo aggiornamento, ma pian piano ragazzuoli riguardate il gameplay, riguardate di nuovo il video che è uscito ieri, ve lo spammo di nuovo è qua sopra, e ditemi di nuovo cosa ne pensate dopo una vista più dettagliata il giorno seguente. Secondo me cambierete un attimo idea, perché il gioco ha fatto un'ottima strategia. Comunque qua siamo contro un cerbottaniere che è stato distrutto perché attacca la Shield Maiden, molto molto buono. Mettiamo subito un arciere magico. Io ho davvero paura raga a provare la nuova modalità. In pratica ragazzuoli, quello che ho fatto adesso di muovere il minatore non lo potrò più fare, dovrà rimanere per forza così. La Shield Maiden, no, non posso spostare più niente, devo stare fermo. E allora io metterei tutto così raga, molto più strategico. Prossimamente farò pure un video dove andrò a provare magari in anteprima questo nuovo gameplay, se
senza muoversi. Ovviamente nel Clash Mini che c'è adesso, quindi perderò sicuramente, ma noi testiamo. Lui ha messo il P.E.K.K.A. super caricato. Se la mia Shield Maiden si caricava a quest'ora potevamo vincere, però la vedo davvero davvero male. Cos'è il P.E.K.K.A. come salta? Niente, raga, è finita malissimo. Sto round l'abbiamo bello che perso. No miner, no miner. È esploso il miner. Abbiamo l'arciere magico che attacca. Potentissimo, potentissimo. Poverino, raga, però mi sembra un po' eccessivo. P.E.K.K.A., però devi stare calmo, capito? Manco avessi visto una farfalla. Non potete capire quanto io sono in hype per il nuovo aggiornamento. Davvero, ragazzuoli, davvero, davvero un sacco. Non vedo l'ora di andare a vedere quello che arriverà. Comunque, mi sa che mettere lo shield è un'ottima idea. Toglierei pure qua. Mettiamo magari un altro potenziamento all'arciere magico. Potenziamo tutto l'arciere magico al massimo, proprio. Mettiamo la Shield Maiden e basta. Che secondo me è più strategico mettere lo shield davanti, così il P.E.K.K.A. si stunna da solo. Però comunque, avendo la doppia vita, il P.E.K.K.A. non è troppo buono. Vai, P.E.K.K.A., distruggiti. Non è morto, ragazzuoli, non è morto. La vedo malissimo. Vai, ma corcere. Corcere magico, fatti valere. Sì, però vi è stunnato. Sì, domani abbiamo perso. Abbiamo perso, ragazzuoli, abbiamo perso. E adesso come facciamo? Tutti con la Shield Maiden. La Shield Maiden è tornata di moda. Il meta con la Shield Maiden è devastante. Allora mettiamo il P.E.K.K.A., lo potenziamo di nuovo. Mettiamo il doppio per 3. Potrei star rischiando e non poco. Facciamo una giocata del genere. Ok, lui ha messo la curatrice guerriera. Abbiamo tutti gli stessi deck, raga. Cioè, gli cambia solamente che lui è il bocciatore, ma io non ce l'ho. Comunque, ha tolto l'immortalità al P.E.K.K.A. Io non l'avrei fatto se fossi lui, perché il P.E.K.K.A. immortale era molto, molto buono. E adesso, secondo me, ragazzuoli, potremmo farcela, anche se lui ha la doppia vita. Però pure il mio P.E.K.K.A. ha la doppia vita, quindi dipende tutto quanto. Non lo so, ragazzuoli, non lo so. Non ci credo, ragazzuoli. A quest'ora, se c'era la modalità nuova, quella frenetica, avremmo vinto sicuramente avendo due truppe in più. Abbiamo perso il round, ma noi non possiamo concludere così dopo un video così epico, avendo visto i nuovi mini e i nuovi eroi. Quindi facciamoci un'altra partitozza, aspettando il gran sorvegliante, che chissà come funzionerà, ragazzuoli. Magari lo metti dietro e cura tutti quanti. Potrebbe essere sicuramente utile per la nuova modalità, quella dove non ti puoi muovere. Comunque, ora che ci penso, sarebbe molto interessante aggiungere una truppa, un mini, un eroe, che dà la possibilità agli altri tuoi mini ed eroi all'interno della tavola di muoversi. Tipo una cosa esclusiva che fa cambiare tutto quanto. Secondo me possono fare tanti cambiamenti con questa nuova tipologia di cose che hanno aggiunto. Comunque abbiamo vinto grazie alla Shield Maiden stando ferma, molto bene. Secondo round dobbiamo fare le coppette, perché io ho intenzione di arrivare molto alto in top questa season. Siamo la curatrice guerriera, subito un pronto e l'emottina del VP Masters che lascia like, ed è quello che voi dovete lasciare sotto questo video. Mi raccomando, ragazzi, un bel like, si continua, e vi ricordo soprattutto di seguirmi pure su Instankiri, che mancano tipo 8 iscritti per arrivare ai 300 follower, pazzesco. Ok, ha messo la strega, non è una buona situazione. Ha messo pure l'arciere magico, quindi ragazzuoli, cerchiamo di vincere tutti i round, perché se lui si riesce a potenziare la strega, arciere magico e tutto l'universo, abbiamo bello che perso. Però anche questo round è vinto grazie mille Diplex, ce la possiamo fare a recuperare. Potenziamoci la curatrice guerriera aggiungendo lo shield che dà gli alleati. Potremmo mettere pure il miner, ma ormai l'ho skippato, quindi mi sembra un po' inutile. Mettiamo il P.E.K.K.A. qua accanto, curatrice guerriera qua, il P.E.K.K.A. lo spostiamo, anche se potrebbe essere rischioso, essendo che lui potrebbe metterci il goblin lanciere. Aspettiamo l'opponent, molto male, ragazzuoli, molto male. Il suo arciere magico è messo molto bene, potevo starmi fermo in realtà. E ora come facciamo, ragazzi? Ve l'ho detto, se potenziava tutto quanto era finita. Se per cortesia attaccano tutti la Shield Maiden, potrebbe essere... Non ci credo, ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, che tossico che sono. Abbiamo vinto, emote del miner, per favore. No, questa qua è del monk. Emote del miner è da mettere, eccola qua, che goduria, ragazzuoli. Non so manco io come ho fatto a vincere, che dobbiamo ancora finire il pass, quindi meglio che inizio a tryhardare. Livello completato, 100 crystal coins, non me ne faccio nulla. Però, ragazzuoli, siamo arrivati esattamente a 7000 crystal coins. Quando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, guardate i video che sono appena apparsi accanto, che sono più bello dell'altro, fate l'abbonamento per supportarmi, ma soprattutto per supportare Clash Mini fino al lancio globale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.